Salve, io sono Dario. Benvenuti su Docu Classic Italia. La clip di oggi è tratta dal documentario SOS Gorilla, risalente al 1991. E la scena ha inizio a Tacoma, negli Stati Uniti, dove dentro due stanze di cemento situate in un centro commerciale viveva un gorilla maschio adulto di nome Ivan, qui erroneamente pronunciato Ivan. Sono 24 anni che Ivan vive in questo posto. Il suo padrone, Ron Irwin, deve affrontare il problema di possedere un gorilla solitario. Verso la metà degli anni 70 comprammo due gorilla provenienti dal Congo. Erano un maschio e una femmina, e al loro arrivo avevano 6 mesi. La femmina morì di polmonite e Ivan da allora è sempre rimasto con noi. Per circa 4 anni lo affidammo alle cure dei proprietari di un negozio di animali, ma poi diventò troppo grosso per stare in una casa. Prevedo che in futuro Ivan continuerà a vivere qui. Per 15 anni abbiamo cercato di procurargli una compagna, ma è un'impresa quasi disperata. Gli zoo non se la sentono di perdere una femmina per mandarla a vivere con Ivan in un centro commerciale. E con l'attuale eccesso di maschi tra la popolazione in cattività, Ivan non è candidato all'adozione. Per migliorare la vita di Ivan, l'antropologo Bob Doherty cominciò a escogitare passatempi stimolanti. Cerco di fare di tutto per spezzare la monotonia della sua giornata. Penso a cosa fare per coglierlo di sorpresa, per stimolarlo, per distrarlo dalla monotonia della sua esistenza. Oh, Ivan, bullseye. Look at that. Very nice. Cominciai con la pittura. Mi resi conto che Ivan avrebbe potuto divertirsi usando i colori o anche solo vedermi dipingere. Così ho cominciato a usare del colore su fogli di cartone e a metterne anche un po' sotto le sue dita. All'inizio non voleva darmi i suoi dipinti, ma dopo un po' lo persuasi a consegnarmeli. Allora mi venne l'idea di incorniciarli e di venderli. Fu un successo. Con il ricavato dei dipinti di Ivan, speriamo di potergli comprare e costruire una residenza all'aperto, dove possa godere di più spazio e di aria fresca, e di qualsiasi altra cosa che possa migliorare la sua vita. Se fosse possibile, mi piacerebbe che Ivan avesse un recinto suo, all'aperto. Mi piacerebbe vederlo in mezzo alla vegetazione. Vorrei che potesse afferrare e gustare cose che non ha mai preso in mano o assaggiato in vita sua. E più di tutto vorrei poter vedere Ivan insieme ad altre gorilla. Vittima delle circostanze, Ivan per il momento è ancora al centro commerciale. Un triste ricordo di un'epoca meno illuminata in cui i gorilla venivano considerati esotiche attrazioni. Solo 50 km più a nord, nel lussureggiante zoo di Woodland Park, 6 gorilla conducono una vita ben diversa, ma i 2 maschi adulti sono più che sufficienti e non c'è spazio per un terzo. Lo zoo ha comunque collaborato con il padrone di Ivan per includere i preziosi geni del gorilla nel patrimonio della popolazione in cattività. L'obiettivo di questo progetto è di importanza storica. È stata tentata l'inseminazione artificiale con Nina, una femmina di 21 anni. Utilizzando lo sperma di Ivan, si spera che Nina venga fecondata e che trasmetta così a una nuova generazione il suo patrimonio genetico. L'aspetto sorprendente di questo esperimento è che Nina partecipa attivamente. I custodi hanno lavorato con lei ogni giorno, allenandola ad accettare l'inseminazione artificiale senza bisogno di anestesia. Se il progetto avrà successo, il suo sarà il secondo cucciolo al mondo a nascere con questo metodo. I tentativi con Nina non ebbero successo, ma nel 1994 Ivan fu finalmente accolto nello zoo di Atlanta, dove riuscì a integrarsi dopo qualche difficoltà. Ivan il gorilla è morto all'età di 50 anni il 20 agosto 2012, diventando uno dei gorilla in cattività ad aver vissuto più a lungo.
Grazie a un'iniziativa di crowdfunding avviata anche per merito di Ron Irwin, è stata costruita una statua di bronzo in memoria del gorilla, che dal 26 ottobre 2016 erge allo Zoo Point Defiance di Tacoma. Se volete sapere di più sull'eredità di Ivan il gorilla, potete seguire il link nella descrizione in basso a questo video. Per vedere altre grandi clip, iscrivetevi a Doku Classic Italia e cliccate il tasto della campanellina per rimanere sempre aggiornati sulle pubblicazioni dei nuovi video. A presto!